Ciao 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 a tutti ed eccoci in un nuovo video, l'ultimo di questo 2020 così terribile, terrificante per tanti motivi, al di là appunto della pandemia che ha colpito tutti quanti e tutto il mondo, e io ho avuto anche altri motivi. Vi saluta anche questa adorabile piccina dal Ciao. nome, che è la mia Alice. E sapete appunto, chi mi conosce da tempo sa a cosa mi riferisco. Aum Siamo tunnel qua sotto, io porto da là a qua. aum. Un tunnel sotto il Sì. tavolo? No, sotto Sottoterra? Oddio, c'è un tunnel sottoterra qui, io non lo sapevo. Vabbè, comunque ieri c'è stato un po' di movimento anche qui nella mia zona, oltre che nel milanese e nel veronese, perché si è sentito molto bene il terremoto. Sapete, c'è stato il terremoto in Croazia, però questo poi si è sentito sulla costa adriatica, da Trieste in avanti, si è sentito molto bene, mentre qui nella mia zona, nel Milanese, nella Bergamasca, si è sentito quello che aveva come epicentro la zona del Veronese. Io sinceramente non l'ho sentito, per fortuna, non mi ricordo cosa stessi facendo, però non l'ho sentito, mentre invece la mia Silvia, che abita al terzo piano, l'ha sentito molto bene, tant'è che il suo albero di Natale, le palline dell'albero di Natale si sono messe a tintinnare e non è stata un'esperienza proprio piacevolissima. Comunque, vabbè, io ho detto, manca solo l'invasione delle locuste, poi abbiamo avuto veramente di tutto da questo 2020. L'ultima novità che vi voglio mostrare del 2020, tra gli acquisti del 2020, è una sciocchezzina, però è una sciocchezzina utile. Acquisto su AliExpress. Avevo visto questi panni da usare, appunto, i panni spugna, i panni da cucina, da lavandino, così per le pulizie, ecco, del piano cottura, del lavandino, e mi avevano incuriosito perché dicevano tolgono il grasso senza usare detersivi, asciugano subito, asciugano il bagnato. Ho detto, vabbè, proviamo, vediamo come sono questi nuovi panni spugna. Quando sono arrivati, ne ho presi due. Allora, uno ce l'ho ancora impacchettato, l'altro lo sto usando già da. Non ve l'avevo mostrato perché mi sembrava inutile mostrarvelo appena arrivato, perché preferivo usarlo prima. Adesso ve lo posso descrivere con cognizione. Allora, arriva questa cosa qua. Già la consistenza, questo è cotone, poi vedo il merletto intorno. Ho detto, ma questo è un centrino all'uncinetto. Apro, quello che sto usando è questo. Anzi, questo allora lo lascio impacchettato, vi mostro addirittura quello che sto usando. E si presenta così. Vedete, c'è questa smerlatura ai lati. È piuttosto piccolo, vabbè, la grandezza di una classica spugna tipo Spontex, quelle da lavandino, tipo Vileda. Non è microfibra, cioè così la consistenza sembra proprio quella del cotone, dei centrini. Da un lato è così, tipo nido d'ape, la trama del panno, e dall'altro invece non si vede forse molto bene, ma è più rigato, diciamo. Ecco, non so se si vede. Comunque, dico, ma cosa farà mai sto pannetto? E invece devo dire che subito al primo uso si è rivelato veramente fantastico. Allora, da solo, asciutto, oppure comunque ben, questo già è umido ancora perché l'ho usato oggi, o comunque ben strizzato, asciuga perfettamente le superfici. Immagino chi ha il lavello d'acciaio, poi dovrebbe essere il top. Io non ho il lavello d'acciaio e il lavello di grès porcellanato, che comunque non è molto semplice da pulire.
devo dire, bisogna stare attenti anche con i prodotti perché rischia la corrosione con i prodotti troppo aggressivi. Quindi cerco di stare molto attenta. E questo devo dire che pulisce e asciuga in un attimo scusate, il piano cottura idem, anche quello in grès porcellanato, lo pulisce veramente benissimo con pochissimo prodotto, o addirittura proprio per la pulizia quando non è davvero incrostato da molte cotture, si pulisce in un attimo. Ma va bene anche per pulire le piastrelle, per pulire il tavolo, le macchie sulla tovaglia cerata o sul tavolo addirittura. È perfetto, io mi ci trovo veramente bene. In più mi sembra molto più igienico della spugna, perché comunque la spugna trattiene dentro di sé. E infatti va cambiata anche abbastanza spesso, oppure lavata, disinfettata, ecco. Questo devo dire che ha il vantaggio che si può lavare in lavatrice tranquillamente, perché appunto non è spugna, non si sbrindella. Può essere lavato e disinfettato in lavatrice, non trattiene quindi funghetti o batterini vari. E direi che è proprio molto valido, tant'è che adesso comunque vabbè a un certo punto andrà buttato anche questo, immagino, anche perché forza di lavarlo in lavatrice. E quindi ho già pronto l'altro, ma nel frattempo ne ho ordinati altri tre. Il prezzo li avevo pagati e anche quelli nuovi che ho ordinato 76 centesimi l'uno, quindi anche il prezzo è più che buono. Certo, c'è la nota negativa, i tempi di attesa, che sono quelli che conosciamo molto bene, purtroppo, di AliExpress, però secondo me vale la pena, anche perché non è un articolo di cui si ha la necessità estrema all'istante, l'urgenza. Quando arriva, arriva, insomma. Sicuramente se abbiamo bisogno di qualcosa nell'immediato non andiamo ad acquistarlo su AliExpress perché sappiamo benissimo i tempi, non tanto i tempi di spedizione loro che sono piuttosto rapidi, ma proprio qui io per esempio su alcuni articoli, su alcuni pacchettini che sto aspettando da AliExpress ho avuto la segnalazione per i pacchi tracciati e sono la maggior parte i pacchi tracciabili e tracciati che sto aspettando, ho avuto la comunicazione che sono già depositati qui all'ufficio postale del mio paese, che non è un paese di 50.000 abitanti, è un paese di 9.000 abitanti, quindi abbastanza piccolo. Sono depositati qui appunto all'ufficio postale da più di un mese e non me li hanno ancora consegnati. E se vado a sollecitare mi ridono in faccia, vabbè, ma chiudiamo questo argomento che mi inquieta un po'. Quindi niente, se si ha urgenza, lasciamo perdere, però per questi si può anche aspettare un pochettino, ecco, non è che c'è la necessità estrema. Vi ho intrattenuto anche troppo parlando di straccetti per la pulizia, però secondo me è una cosa utile, quindi ci tenevo e mi piaceva condividerla con voi. In realtà la scusa per questo video era proprio quella di farvi gli auguri per l'anno nuovo. Dovremo portare ancora molta pazienza, anche se appunto stanno arrivando i vaccini. Io vi dico subito che intendo vaccinarmi quando ci sarà la possibilità, sicuramente non prima di aprile per noi vecchietti della mia fascia d'età oltre i 60 anni. Però lo voglio fare. Sento tante polemiche, ma non sappiamo cosa c'è dentro. Hanno fatto troppa poca sperimentazione. E di solito i tempi sono più lunghi, però dobbiamo mettere in calcolo un po' di cose. Prima di tutto, che le ricerche in campo medico si stanno veramente migliorando e perfezionando sempre di più, non di anno in anno, la ricerca avanza di mese in mese, di giorno in giorno, quindi immagino che i ricercatori farmaceutici si siano messi proprio
a testa bassa per la ricerca su questo vaccino. Scusate. Sono ormai tantissime le case farmaceutiche che stanno ricercando e producendo vaccini. Adesso l'Unione Europea ne ha già stipulato 6 contratti, oltre la famosa Pfizer, che è quella prima arrivata in Italia, ma ce ne sono altre 5 di ditte farmaceutiche per cui l'Unione Europea ha fatto acquisti dei vaccini, più altre stanno lavorando a spron battuto, sempre più di buzzo buono, ecco, e per cui dobbiamo avere anche un po' di fiducia. Scusate, ma quando parlo troppo poi mi viene. Cos'è che stavo dicendo? Ah, appunto, in tanti eccepiscono, ma non sappiamo cosa c'è dentro. Sappiamo cosa c'è dentro nei farmaci che assumiamo quando abbiamo mal di testa, mal di schiena, oppure nei casi gravi, appunto, di un tumore. Chi deve fare la chemioterapia sa perfettamente cosa c'è dentro la cura chemioterapica, ma la si fa perché si vuole vivere. E quindi, ripeto, io se avrò la possibilità, appena disponibile, sicuramente farò il vaccino. Chiudo con questa nota un po' seria, non seriosa, proprio seria. Poi rispetto per carità il parere di tutti, non mi permetto di giudicare invece chi dice che non lo farà, che non si sente sicuro. Santo cielo, tanto di rispetto, non voglio eccepire niente. Invece, ripeto, gli auguri per tutti voi, per le vostre famiglie, i vostri figli, i vostri nipoti, tutti i vostri amici. Cerchiamo di stare bene, di portare un po' di pazienza, di essere un po' più accondiscendenti nei confronti degli altri. Di volere un po' più bene anche a noi stessi, di perdonarci un po' di più, perché a volte abbiamo bisogno anche di perdonarci, oltre che di farci perdonare. Se abbiamo qualcuno che non sentiamo da tempo e di cui abbiamo nostalgia, non perdiamo tempo, non diciamo, però potrebbe chiamare lui, potrebbe chiamare lei. Chiamiamo, chiariamo le discussioni, chiariamo le divergenze d'opinione. Vabbè, a questo punto l'omelia la finisco, che è meglio, anche perché mi sta andando via la voce. Di nuovo tanti auguri, tante cose belle, un abbraccio, un sorriso, al prossimo video e al prossimo anno. Ciao ciao!